Salve a tutti! Oggi parleremo della sesta estinzione, quella che gli scienziati come la Colbert eh, hanno trattato eh, in un libro appunto chiamato La sesta estinzione. Allora, dobbiamo fare una premessa. Che eh, per quanto riguarda le estensioni di massa avvenute sul nostro pianeta nel passato, ovviamente non è facile risalire a cosa veramente le determinarono. Perché si parla di milioni di anni fa, si sa che ci sono state, perché i carotaggi, gli studi. Della geologia, i fossili, naturalmente fanno emergere dei quadri ben precisi, inequivocabili sul fatto che ci siano state queste estinzioni di massa della vita sulla Terra. Certamente è utile leggere questo libro per capire che non è né facile appunto fare deduzioni semplicistiche e affrettate sul tema dell'estensione di massa né per il passato né per il futuro certamente però il nostro comportamento della cosiddetta civiltà moderna ha avuto e continua a avere degli effetti importanti sull'era geologica che stiamo vivendo adesso amerò leg leggervi alcuni passaggi di questo libro molto interessanti per farci capire che anche noi siamo una specie a rischio estinzione non solo perché questo è già avvenuto in passato ma perché può ripetersi appunto per il futuro ora sarebbe semplicistico dare una data precisa su quando avverrà questa estinzione di massa Dell'uomo sapiens. Quindi il neocatastrofismo <ride> dovrebbe comunque riflettere sul fatto che non è così semplice definire le cause di un'estinzione di massa né per il passato né per il futuro. Questo concetto ci deve essere chiaro perché, pur avendo una civiltà moderna delle sue responsabilità riguardo a importanti cambiamenti climatici in atto, sicuramente pericolosi questo non possiamo assolutamente dare una data certa di quando avverrà il momento di non ritorno certamente noi eh, non sappiamo proprio perché non sappiamo quanto il nostro impatto sia pesante sul globo non sappiamo nemmeno è appunto determinare il, la portata del rischio che stiamo correndo. Sicuramente ci dovrebbe far riflettere una cosa che poi leggeremo: che i tempi brevi con cui noi stiamo cambiando il nostro pianeta, non si sono mai verificati in tutta la storia della geologia del pianeta Terra. Questo ci deve far riflettere, perché noi, come causa antropica, come mai è successo sul pianeta Terra, stiamo innescando dei cambiamenti veramente repentini con, eh, ragionando in termini di tempi geologici e sappiamo che i tempi geologici non vanno su, sui secoli, sui decenni, ma nemmeno sui millenni, ma viaggiano nell'ordine di centomila, migliaia di anni, quindi, quindi voglio dire eh, l'impatto antropico che abbiamo sul nostro pianeta resta una cosa innovativa se vogliamo comunque adesso io leggerò alcuni pezzi del libro e incomincio da questo momento ascoltate bene l'estinzione della fine del permiano sembra essere stata anch'essa innescata da un cambiamento climatico nel momento in cui si verificò l'estinzione circa 225 milioni di anni fa. Ci fu una massiccia emissione di carbonio nell'atmosfera, ma in quantità tali che i geologi faticano anche solo a immaginare da dove possa essere fuoriuscito. Le temperature subirono un'impennata, i mari si surriscaldarono di 10 gradi circa, e la composizione chimica degli oceani impazzì letteralmente, come in un acquario malfunzionante. Tenete presente questa cosa dell'oceano che si riscalda, perché anche oggi stiamo riscaldando l'oceano. L'acqua divenne più acida e la quantità di ossigeno in essa disciolta precipitò a livelli così bassi che è probabile che molti organismi siano morti di fatto per soffocamento. Quindi la mancanza di ossigeno, no? creò il soffocamento di molte specie. I reef corallini subirono un collasso. L'estinzione della fine del Permiano avvenne anche se non certo in un lasso di tempo paragonabile a una vita umana, in tempi che in te termini geologici si definirebbero rapidi. Infatti, secondo le più recenti ricerche condotte da scienziati cinesi e americani, l'evento nel suo complesso non durò più di 200.000 anni. E forse meno di 100.000, che in termini geologici, appunto, sono tempi molto rapidi. Nel momento in cui fu determinato qualcosa come il 90% di tutte le specie eh, che si estinsero sul pianeta, appunto, eh, questa è degna di essere chiamata come un'estinzione di massa. Poi continua: persino un intenso riscaldamento globale e l'acidificazione degli oceani non sembrano fattori sufficienti da soli a dare conto di perdite di portata così impressionante. E per questo si cerca ancora di individuare meccanismi aggiuntivi che possono aver rivestito un ruolo nell'evento. Quindi sostanzialmente, quindi sostanzialmente eh, dice che praticamente da solo. Questo fattore eh, non bastava a spiegare un'estinzione di massa del 90% degli esseri viventi sul pianeta Terra. Una delle ipotesi è che il riscaldamento degli oceani abbia favorito il proliferare di batteri che producono idrogeno solforato, il quale risulta velenoso per la maggior parte delle altre forme di vita. Secondo questo scenario, l'idrogeno solforato si accumula nelle acque, sterminando le creature marine. Poi filtrò nell'atmosfera, passando quindi dagli oceani all'aria. Sterminando più o meno tutto il resto. I batteri solforiduttori furono responsabili del mutamento nel colore degli oceani e l'acido solforico del colore dei cieli determinò appunto tutto il resto. Carl Zimmer, scrittore e divulgatore scientifico, ha descritto la terra della fine del Permiano come un luogo davvero grottesco dove i mari vitrei e violacei rilasciavano bolle pestilenziali che salivano verso un cielo verde pallido quindi immaginate un incubo un inferno sulla terra se 25 anni fa sembrava che tutte le estinzioni di massa fossero in sostanza riconducibili alla medesima causa adesso sembra piuttosto vero il contrario quindi non c'è una medesima causa per le cinque estensioni di massa che ci hanno preceduto. E questo direi che ci deve far riflettere su cosa stiamo facendo. Ma andiamo a leggere eh, come venne l'idea del, del termine antropocene agli scienziati per descrivere la nostra era geologica. C'è Coniarono appunto questo termine, ci fu uno scienziato proprio che coniò questo termine per definire la nostra epoca geologica, che è l'unica dove appunto cambiamenti significativi non provengono dalla natura, ma provengono appunto dall'uomo. Questo l'ho raccontato come una storiella proprio perché inizia così. Quella sera a Moffat, quando tutti ne avevamo abbastanza di tè. I graptoliti che si estinguevano, eccetera, eccetera, andammo al pub al piano terra dell'albergo più piccolo del mondo. Una o due pinte la conversazione si spostò su un altro degli argomenti preferiti da Zalachowicz: cioè, i ratti giganti. I ratti hanno seguito gli esseri umani praticamente in ogni angolo del pianeta. In veste di esperto, Zalaswish ritiene che un giorno prenderanno il sopravvivente conquistando la Terra, cioè il mondo, è destinato, secondo Zalaswish, a diventare dei ratti. Un certo numero manterrà dimensioni e aspetto da ratto, da ratto normale, ma altri, dice, potrebbero rimpicciolirsi o ingrandirsi. Cioè, in particolare, se si è verificata una estensione epidemica e si aprono degli spazi ecologici. I topi potrebbero trovarsi nella posizione migliore per sfruttare la situazione. E sappiamo che un mutamento delle dimensioni può verificarsi in tempi abbastanza rapidi. Mi ricordai che una volta avevo visto un ratto alla fermata della metropolitana eh, trasportare lungo i binari una crosta di pizza e a quel punto lo immaginai che avanzava lentamente in un tunnel nel deserto, cresciuto fino ad assumere la stazza di un Doberman. Voi immaginate un ratto grande quanto un Doberman. Anche se il collegamento può sembrare fragile, l'interesse di Zalosvich per i ratti giganti costituisce una logica appendice del suo interesse scientifico per i graptoliti, che si estinguero appunto... A suo tempo. Lui è affascinato dal mondo che ha preceduto l'uomo e anche in misura sempre crescente dal mondo che l'uomo si lascerà alle spalle. Un progetto chiama in causa l'altro. Quando si occupa del periodo ordoviciano, prova a ricostruire un passato remoto della base dei frammenti di indizi giunti fino a noi, fossili, isotipi di carbonio, strati di roccia sedimentaria. Quando osserva il futuro cerca di immaginare ciò che resterà del presente una volta che il mondo contemporaneo sarà ridotto in frammenti fossili. Allora, per esempio, a un certo punto Sallas parla dei ratti che, eh, grazie alle navi, eh, si sono diffusi in tutto il globo. Eh, per esempio parla del ratto del Pacifico, nativo del sud-est asiatico, ha viaggiato con i marinai polinesiani sino alle Hawaii, alle Figi, a Tahiti, Tonga, Samoa, Isola di Pasqua, Nuova Zelanda e non solo. Eh, quindi diciamo, il ratus Ex excellence, arrivato da, pas da passeggero clandestino nel nuovo ambiente, ha incontrato pochi predatori e così si è moltiplicato in quello che il eh, paleontologo Neozelandese Richard Holdway ha descritto come una marea grigia di ratti capace di trasformare tutto il commestibile in proteine per ratti. Quindi, l'uomo già con i ratti ha portato veramente dei, dei danni agli ecosistemi indicibili. Uno studio di recente pubblicazione sui reperti di polline e animali rinvenuti sull'Isola di Pasqua è giunto alla conclusione che non è stato l'uomo a completare la deforestazione del paesaggio, scusatemi se Sono stati invece i ratti che hanno usufruito del passaggio a bordo delle barche e che hanno poi proliferato senza controllo. E calcolate che il ratto è una specie abbastanza devastante, no? perché l'uomo l'ha fatto anche con altri, continua a farlo con altre specie. Si pensi alla zanzara tigre, si pensi a... ai conigli che invasero l'Australia, cioè continua a fare queste, queste... queste cose l'uomo. Le palme native dell'isola non riuscivano a produrre semi, alla velocità necessa necessaria per tenere il passo con l'appetito delle bestie, cioè di, di questi ratti. Quando gli europei giunsero nelle Americhe per poi proseguire verso occidente fino alle isole colonizzate dai polisiani, portarono con loro l'ancora più adattivo ratto norvegese, il Ratto Norvegicus. In molti luoghi, i ratti norvegesi, che in realtà sono originari della Cina, soppiantarono i precedenti invasori e così facendo distrussero le popolazioni di uccelli e rettili che i ratti del Pacifico non erano riusciti a sterminare. Quindi il ratto norvegese fu peggio del ratto del Pacifico. <ride> si potrebbe dire che i ratti abbiano in questo modo creato il proprio spazio ecologico, come si dice a Roma si è allargati a poltrona che la loro progenie sembra avere ottime probabilità di dominare quindi c'è cioè, proprio il, il dominio assoluto di questa specie che, che insomma si è presa una bella fetta dello spazio geologico dove, dove è che è andato insomma i discendenti dei ratti odierni secondo la visione di Zalotowicz si diffonderanno fino a colmare le nicchie lasciate vuote dal Rattus Exolans e dal Rattus Norvegicus. Immagina anche che i ratti del futuro possano evolversi assumendo nuove conformazioni e nuove dimensioni: alcuni più piccoli di un topo ragno, altri grandi quanto un elefante. Oh madonna, e se lo dice lui nel frattempo. Quali che siano le sorprese che il futuro tiene in serbo per i ratti, l'evento di estinzione di cui essi sono con causa lascerà un suo speciale segno distintivo. Non sarà neanche, non sarà neanche lontanamente drastico come quello registrato nella Marna di Dobslin e nello strato di Argilla di Gubbio. Pensa che lo sappiamo, lo strato di, di, di Argilla di Gubbio conserva l'impatto tremendo di un asteroide che portò a un'estinzione di massa, ma rimarrà rimarraggio, nonostante visibile sulle rocce, come un momento di svolta. Il cambiamento climatico in se stesso motore dell'estinzione si lascerà dietro delle tracce geologiche e così faranno il fallout nucleare, o ricaduta radioattiva, la, la deviazione dei fiumi, le monoculture agricole e la civiticazione degli oceani. Per tutte queste ragioni, Zalaswish ritiene che siamo entrati in una nuova epoca, un'epoca che non ha analogie nella storia della Terra dal punto di vista geologico ha commentato si tratta di una, un episodio di considerevole importanza. E come è nato questo termine di antropocene? Crusen mi ha detto che la parola antropocene gli è venuta in mente mentre partecipava a una conferenza, quindi non fu Zalazowicz, cioè Zalazovic probabilmente aveva ha, ha aperto un'idea, ma fu Crusen appunto, a trovare proprio la parola, antropocene. Il moderatore dell'incontro continuava a fare riferimento all'olocene, l'epoca tutta nuova che ha inizio alla fine dell'ultima creciazione, 11.700 anni fa. Ora basta, ricorda di aver sbottato Cruz, non stiamo più nell'olocene, siamo entrati nell'antropocene. Così nacque il termine antropocene, con questa esclamazione. Bene, nella stanza per un po' si calò il silenzio, voi immaginate, questo disse Antropocene e nella stanza c'era il silenzio. Alla successiva pausa caffè, l'antropocene era l'argomento centrale della conversazione, era nato un nuovo termine, un termine che definiva in quale epoca ci troviamo, anzi in quale era. Qualcuno si avvicinò e propose a Cruz di autorizzare l'uso del nuovo termine. Lo scienziato riportò la sua idea in un breve saggio, Geologia dell'Umanità. Questo breve saggio si intitola appunto Geologia dell'Umanità. Pubblicato sulla rivista Nature, sembra appropriato assegnare al tempo presente il termine Antropocene, un'epoca geologica sotto molti aspetti, denominata e dominata dall'uomo. Tra diversi cambiamenti di portata geologica di cui l'uomo è responsabile, Kruszen citava i seguenti. Aprite bene le orecchie. L'attività umana ha trasformato da un terzo a metà della superficie del pianeta. La maggior parte dei principali corsi d'acqua è stata arginata o deviata. Le fabbriche di fertilizzanti producono più azoto di quanto ne venga fissato in natura da tutti gli ecosistemi terrestri. Le industrie ittiche rimuovono più di un terzo della produzione primaria delle acque oceaniche costiere. L'uomo usa più della metà delle risorse accessibili di acqua sorgente al mondo. Ancora più importante, secondo Grusen, è che l'essere umano ha alterato la composizione dell'atmosfera. Per via della combinazione di uso di combustibili fossili e deforestazione, la concentrazione di diossido di carbonio nell'aria è aumentata del 40% negli ultimi due secoli mentre la concentrazione di metano, un gas serra ancora più potente, è più che raddoppiata. A causa di tali emissioni antropogeniche, scrisse Cruzen, è possibile che il clima globale si distanzi significativamente dal suo comportamento naturale per molti millenni a venire. Cruzen pubblicò Geologia dell'umanità nel 2002. In breve termine, Antropocene si diffuse in altre riviste scientifiche. Quindi dobbiamo a e alla lettura di questo saggio, un quadro molto preciso e dettagliato sull'impronta antropica dell'uomo sul pianeta Terra. Con questo concludo e torneremo a trattare questo argomento continuando questa lettura. Arrivederci.